Calcolare il baricentro del seguente insieme dello spazio omega maiuscolo individuato dalle seguenti limitazioni: x maggiore o uguale di 0, y quadro più z al quadrato minore o uguale di x quadro più y quadro più z quadro minore o uguale di 8. Occhio che abbiamo un cono e una sfera. La sfera è citata in origine è a raggio pari a radice di 8, 2 radici di 2. Ma attenzione che il cono è sempre il solito cono circolare retto, però attenzione che è proiettato sul piano yz. Quindi conviene, prima cosa, andare a, visto che calcoliamo il baricentro, stiamo calcolando il baricentro, notiamo subito se ci sono delle simmetrie. Le simmetrie ci sono, perché se andiamo a sostituire al posto di x quadro della sfera questo y quadro più z quadro, otteniamo la seguente equazione, otteniamo y quadro più z quadro uguale 4, perché otterremo x quadro più x quadro, chiedo scusa, se al posto di x quadro qui ci mettiamo questo x quadro, avremo y quadro più y quadro che è 2y quadro, z quadro che è 2z quadro, raccogliendo un 2 viene y quadro più z quadro è uguale a 8 mezzi 4. E questo che cos'è? E questo ovviamente è una circonferenza avente centro d'origine raggio 2. E qua c'è un'ovvia simmetria sia rispetto all'asse y che rispetto all'asse z. Quindi siccome andiamo a scriverci le formule del baricentro nello spazio, in particolare quella riguardante l'ordinata y di b e la z di b, se b è il nostro baricentro, vi ricordo che y di b è integrale triplo esteso a omega di y dx dy dz fratto il volume di omega, perché in questo caso, visto che non ci viene menzionato, la densità è pari a 1. Visto che la funzione dentro l'integrale triplo è dispari rispetto alla y, e cioè quella simmetria rispetto a z, abbiamo che ovviamente questo è 0. Così come zb è la formula è l'integrale triplo esteso a omega di z dx dy dz fratto l'integrale triplo esteso a omega di dx dy dz, cioè fratto il volume di omega. Stesso discorso del mio, la densità è pari a 1. E anche questo è nullo, perché? Perché questa è dispari rispetto a z, e lì c'è una simmetria che abbiamo visto nel piano yz, c'è un'ovvia simmetria rispetto all'asse delle y. Quindi il nostro baricentro avrà coordinate x con b 0, 0. Dobbiamo calcolare x con b. X con b, lo scrivo qua al posto di y con b, è la stessa formula di queste due, solo che abbiamo al numeratore l'integrale triplo esteso omega di x dx 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 dy dz, e sotto c'è sempre il volume del nostro insieme. Questo è x con b. Quindi dobbiamo calcolare due integrali tripli. Come? Beh, direi in coordinate sferiche, vista la presenza della sfera. Tenendo presente che però, attenzione, se decidiamo di passare a coordinate sferiche, dobbiamo tenere presente che le coordinate sferiche, ve le leggo, occhio, sono, ve le dico, sono x uguale rho sen teta cos fi, y uguale rho sen teta sen fi e z uguale rho cos teta. Però se noi proiettiamo il tutto sul piano xy, visto che qui abbiamo proiettato sul piano yz, la z che è rho cos teta nelle coordinate sferiche, qui sarà la x a essere rho cos teta. Sembra che il pennarello mi funzioni, ovviamente, perché se il pennarello non funziona non c'è nessun coordinata sferica che può scrivere. Quindi x uguale, e nemmeno questo funziona, vabbè, mi sta andando benissimo, x uguale rho cos teta, attenzione, la y è la mia x di prima, cioè rho sen teta cos fi, no? E la z è la mia y di prima, ovvero z uguale, attenzione, rho sen teta sen fi. Se il nuovo dominio in coordinate rho, teta e fi lo chiamiamo U maiuscolo, beh, noi sappiamo che comunque siano le coordinate sferiche, anche se le invertite, x quadro più y quadro più z quadro è rho quadro. Rho quadro minore uguale di 8 vuol dire che rho è compreso sicuramente tra 0 e radice di 8, quindi tra 0 e 2 radice di 2. Fi, lo posso subito dire, è sicuramente compreso fra 0 e 2 pi, visto che non compare in nessun tipo di limitazione. Poi abbiamo che x maggiore uguale di 0 vuol dire che rho cos teta è maggiore uguale di 0. E poi vi ricordo che x quadro più y quadro in coordinate sferiche diventava, se avete visto altri esercizi, diventa, se fate la prova, rho quadro sen quadro teta. Perché? Perché qua avremo un rho quadro sen quadro teta cos quadro fi più un rho quadro sen quadro teta cos sen quadro fi. Raccogliendo il fattore comune un rho quadro sen quadro teta mi avanza un cos quadro fi più sen quadro fi, che per la prima relazione fondamentale della trigonometria è 1.
Quindi qui a sinistra minimale ρ quadro sen quadro teta minore uguale di ρ quadro cos quadro teta che è x quadro. Quello che c'è da vedere è l'ultima disequazione. Eliminando ρ quadro, che è sempre diverso da zero, ovviamente dividendo per ρ quadro, otteniamo la seguente disequazione. Sen quadro teta minore uguale di cos quadro teta, che però è molto facile. Perché, in pratica, ha come soluzione teta compreso, ovviamente, fra 0 e pi con quarti. No? Possiamo dividere per cos quadro, viene tangente quadro di teta minore uguale di 1, insomma. È come dire tangente di teta minore uguale di 1, no? Se questo è il grafico della tangentoide, va bene? Se questo è y uguale 1, qui è pi quarti, vedete che la tangente è più bassa rispetto a 1, da 0 a pi con quarti. Quindi teta compreso fra 0 e pi con quarti è la disequazione, molto facile direi. Ovviamente se avete problemi sulle disequazioni goniometriche vi consiglio di guardare la sezione riguardante, proprio la lunghissima sezione contenente centinaia di video, riguardante la nel sito www.incheroni.it della lezione di goniometria, dove trovate anche queste cose qua. Teta compreso quindi fra 0 e pi con quarti. Ma ρ maggiore o uguale a 0 va bene. Cos teta, ve lo ricordo, è maggiore o uguale a 0 quando teta è compreso tra meno pi quarti e pi quarti. Ma intersecato con 0 pi con quarti ci dà 0 pi con quarti. Quindi, in definitiva, teta è compreso fra 0 e pi greco quarti. Trovate le limitazioni di ρ, φ e teta. Possiamo andare a calcolare quei due integrali. Spero di essere stato chiaro, insomma. Niente di... Non vedo nulla di difficile in tutto questo. Allora, cancelliamo le coordinate sferiche. Ho preso un mazzo di pennarelli così, in caso qualcuno non funzioni, c'è l'altro. E andiamo a risolvere prima l'integrale del denominatore, il volume. Il volume di questo insieme, V di omega, è pertanto l'integrale triplice su omega di dx, dy, dz, che possiamo risolvere già applicando la formula di riduzione dell'integrale triplice, ovvero scrivendo l'integrale. Attenzione che vi ricordo che in coordinate sferiche che il dx, dy, dz si calcola calcolando il giacobiano. Il giacobiano nelle coordinate sferiche è ρ quadro sen teta. Quindi abbiamo l'integrale tra 0 e 2π greco di dφ per l'integrale, attenzione, fra 0 e π quarti di sen teta, perché ρ quadro sen teta lo regaliamo in dθ all'integrale tra 0 e π quarti, nella variabile teta, per l'integrale tra 0 e 2 radical 2 di ρ quadro de ρ. Va bene? Risolviamo da destra a sinistra. L'integrale di ρ quadro è ρ cubo terzi, quindi abbiamo un terzo integrale sicuramente fra 0 e 2 pi greco di dφ, che moltiplica l'integrale fra 0 e pi greco quarti di sen teta, che moltiplica ρ cubo, che andiamo a comprendere fra 0 e, ad esempio, 2 radice di 2 o anche radice di 8, potevamo scrivere tutto in dθ. Questo è ancora uguale a un terzo integrale fra 0 e 2 pi greco di dφ, che moltiplica l'integrale fra 0 e pi greco quarti. Vediamo di che cosa. Per il teorema fondamentale, calcolo integrale 0 cubo e 0, quindi la seconda parte non c'è. 2 radice di 2 al cubo è un 2 al cubo che fa 8, per radice di 2 al cubo che è un 2 radice di 2. Quindi qua avremo, lo scrivo qua, un 2 radice di 2, che sarebbe un radice di 2 al... facciamo tutti i passaggi, va? Vi consiglio di scriverlo come radice di 8, così non sbaglio, se no mi incarto anch'io. Radice di 8 al cubo, vuol dire fare radice di 8 al cubo, che lo posso scrivere come 8 radice di 8, ovvero radice di 8 è 2 radice di 2, quindi è un 16 radice di 2, no? 2 per 8 è 16 radice di 2, quindi... Questo è un 16 radical 2 che posso portare fuori. L'integrale tra 0 e 2π di dφ per l'integrale tra 0 e π quarti di sen teta dθ uguale. Ma l'integrale di sen teta, attenzione, è meno, come primitiva, meno cos teta. Quindi il meno lo metto fuori. Quindi ho meno 16 radice di 2 terzi, occhio, integrale tra 0 e 2π greco di cos teta
che vada a comprendere tra 0 e pi greco quarti, tutto in defi. Allora vado a scrivere sopra, cancello, integrale è molto semplice, sarà semplice anche quello a con x, non cambierà nulla. Quindi ho che in definitiva il volume è, per il trigonometro con integrale, vi ricordo che il coseno a pi greco quarti, come anche il seno, vale radice di 2 su 2, coseno a 0 vale 1. Quindi abbiamo un meno 16 radice di 2 terzi. Ovviamente, visto l'integrale fra 0 e 2π greco di defi è 2π greco, ovviamente, perché chiaramente l'integrale di defi è φ. Quindi qua ci posso scrivere direttamente un 2π greco per, come detto, radice di 2 su 2 meno 1. Eccolo. Allora, radice di 2 su 2 meno 1, però, se ne faccio un minimo comune multiplo, lo posso ancora scrivere come radice di 2 meno 2 fratto 2. Quindi tutto questo è radice di 2 meno 2 mezzi, che moltiplica un, attenzione, meno 32 radice di 2 pi greco tutto fratto 3, dove il meno è questo meno, 16 per 2 fa 32, 16 per 2 fa 32. E ho lasciato ovviamente il radice di 2 che sta qua. Ora posso semplificare un 2 con un 32, quindi mi viene, se il meno lo moltiplico per radice di 2 meno 2, mi viene in definitiva 1, attenzione, occhio, 2 meno radice di 2 terzi, 2 meno radice di 2 terzi, che moltiplica un 16 radice di 2 pi greco, dove il 32 è diventato un 16 perché l'ho semplificato col 2. E il meno se n'è andato perché l'ho moltiplicato per radice di 2 meno 2. Lo posso lasciare così, tenete conto che potrei anche moltiplicare quel radice di 2 per 2 e per meno radice di 2, ma per adesso lo lascio così. Questo è il mio volume. Volendo, lo posso dire, scrivere così, ma anche se vado a moltiplicare, visto che forse può essere più comodo, vediamo. Ma questi sono solamente calcoli, niente di trascendentale. Moltiplico radice di 2 per 2 per meno radice di 2, ottengo un 16 pi greco terzi, e questo non ci piove, che moltiplica un 2 radice di 2 meno 2, perché vedete che radice di 2 per radice di 2 è un 2. Se raccolgo un 2 a questo punto, a fattore comune, ottengo in definitiva un 2 per 16, 32 pi greco terzi, che moltiplica un radice di 2 meno 1. Ecco, questo lo posso scrivere come espressione del volume. Era uguale a quello di prima, però diciamo che può essere un pochino più compatto. Quindi volume V di omega è 32 terzi pi greco, che moltiplica radice di 2 meno 1. Segniamocelo. Adesso ripetiamo lo stesso discorso per l'integrale triplo, stesso omega di x di x di y di z. Le limitazioni erano quelle, le ho cancellate, ma è φ compreso fra 0 e 2π greco, θ compreso fra 0 e π quarti, ρ compreso fra 0 e radice di 8, o tra 0 e 2 radice di 2. Occhio che c'è x, e occhio che il giacobiano è sempre ρ quadro sen θ, x è, ve lo ricordo, ρ cos θ, quindi abbiamo un. Allora, l'integrale sicuramente fra 0 e 2π greco di defi non lo tocca nessuno, che moltiplica l'integrale fra 0 e π greco quarti. Oh, attenzione che x è ρ cos θ, il giacobiano è ρ quadro sen θ, quindi abbiamo un ρ cubo che da mettere nell'integrale in dρ, e qui abbiamo un sen θ cos θ dθ, integrale fra 0 e 2 radice di 2, come detto, di un ρ al cubo dρ, va bene? Rho cubo è rho quarto quarti, quindi un quarto lo porto fuori. Lì posso già scrivere integrale fra 0 e 2π greco di φ è 2π greco, quindi qua ho un 2π greco, così elimino quello. In definitiva ho integrale tra 0 e π greco quarti di un sen θ cos θ, che moltiplico questo rho alla quarta, che vado ad integrare tra 0 e la radice di 8, tutto in dθ. Mi è rimasto un solo integrale in dθ da risolvere. Per il teorema fondamentale, calcolo l'integrale, la seconda parte è 0, la quarta è 0. Radice di 8 alla quarta, lo scrivo qua, è un radice quadrata di 8 alla quarta, cioè un 8 alla 4 mezzi. Un
ma 8 alla 4 mezzi è un 8 al quadrato, ovvero un 64, che posso portare fuori, quindi scrivere un 64 quarti che moltiplica 2π greco, che poi semplificherò, per integrale appunto fra 0 e π greco quarti di sen teta cos teta di teta, che è un integrale immediato, perché cos teta è proprio la derivata di sen teta rispetto a teta, quindi ha come primitiva sen quadro teta diviso 2. F di teta alla n per f' è f alla n più 1 fratto n più 1, quindi n è 1, abbiamo che sen teta alla 1 è sen teta mezzi diviso 2. Quindi ho che, andiamo a cancellare meglio, questo è uguale a, il numeratore, a, dunque 64 quarti, 64 diviso 4 è ovviamente 16, per 2π greco è un 32π greco, che moltiplica proprio, come detto, un mezzo seno di teta al quadrato, tutto compreso fra 0 e pi greco quarti. Ma 32 diviso 2 è 16, quindi abbiamo un 16 pi greco. Visto che il seno di 0 è 0, 0 quadro è 0, la seconda parte del teorema fondamentale con integrale non c'è, il seno di pi greco quarti, lo ricordo, è 1 fratto radice di 2, che al quadrato è un mezzo. Quindi questo è un mezzo. Quindi abbiamo trovato che 8 pi greco è il valore del numeratore. Quindi x con b, ovvero l'unica ascissa del baricentro, perché l'ordinata y di b e z di b sono nulle, per ovvi motivi di simmetria già spiegati in precedenza, è pari a 8 pi greco diviso 32 pi greco terzi, che moltiplica radice di 2 meno 1. Andiamo a vedere come può essere scritto meglio, siamo arrivati alla conclusione in ogni caso, perché abbiamo che pi greco e pi greco se ne vanno. Poi abbiamo che il 3 passa sopra. 8 trentaduesimi è un quarto. Quindi abbiamo un 4, 3 quarti, che moltiplica 1 fratto radice di 2 meno 1, che potremmo lasciare così, ma potremmo anche razionalizzare, moltiplicare e dividere per radice di 2 più 1. E pertanto abbiamo un 3 quarti. A meno b per b è a quadro meno b quadro, quindi radice di 2 meno 1 per radice di 1 è 2 meno 1, 1. Quindi 3 quarti che moltiplica radice quadrata di 2 più 1 è il valore dell'ascissa del nostro baricentro. Quindi il nostro baricentro B ha coordinate 3 quarti radice di 2 più 1, 0, 0. Ecco qua la risposta al nostro quesito.